Mistero su anak tatangge lo, la preoccupayuan di una fans piazza tutti. Ana tatangge lo impegnata tra Tony e television, una fan mostra una certa preoccupayuan. Ana tatangge lo e attualmente impegnata con la sua Tony del 2023, c'è questa sera sabato 9 settembre la fede esibirsi a Cerignola, in provincia di Foggia, in occasion della festa patronale della città in onore di Maria Santissima di Ripalta. Et ance impegnata alla conduiwan di Sinda un matrimonio e Sinda un compleanno, spin-off del primo programma andato in onda lo scorso 26 agosto. Una sua fan nell'ultimo numero in edicola del settimanale Nuovo ha scritto al giornalista Alessandro Ceci Paone mostrando la sua preoccupayuan per il grande salto che secondo lei l'ex compagna di Gigi D'Alessio non avrebbe compiuto. Secondo mi è destinata a restare nel limbo, parole inaspettate di una lettrice su Ana Tatangelo. La fan di Ana Tatangge lo, una certa Giovanni da Roma, si è detta dispiace uta della mancata consacrazione della cantante nonostante le tante aspettative iniziali, e le molte cose che fa in television. La trovo un autentico mistero. E, bella, brava, e nella giuria di alcuni programmi televisivi oli conduscam in Sinda un matrimonio ma il grande salto non l'ha mai fatto. Secondo mi è destinata a restare nel limbo, fa tante cose, ma in nessuna prima gia. Peccato, perché ai tempi del brano ragazza di periferia avrei giurato che sarebbe diventata una star. Non si è fatta attendere la risposta di Alessandro Ceci Paone C, pur mostrando una profonda stima per Ana Tatangge lo, non ha smentito la lettrice, ma le ha dato ragione in alcuni aspetti. Ana Tatangge lo, le parole di Alessandro Ceci Paone spiazzano, cosa deve fare per esplodere. Alessandro Ceci Paone ha replicato al messaggio della lettrice del settimanale Nuovo e fan di Ana Tatangge lo come solito fare in maniera sieta e sincera. Ana Tatangge lo è una star assoluta. È una donna bellissima, seksi, simpatica, versatil. Forse troppo versatil. Non c'è ancora corrispondenza tra le sue potenzialità e una vera consacrazione. Forse ci sono troppe incertezze tra chi la gestisce, o per lei non si decide tra le conduzioni televisive, musica e protagonismo basato sull'immagine. Deve esplodere camerita. Dunque il giornalista, seppur abbia speso alcune belle parole, ha voluto anche lanciare una sorta di appello alla stessa Ana Tatangge lo, invitandola sostanzialmente a scegliere il campo che preferisce tra i molti intuisi presta per speaker il volo verso una vera e propria consacrazione che i suoi fan auspicano da tempo così da non rimanere in uno stato di angoscia e preoccupazione.